Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sonatok ed eccoci su Elden Ring. Ragazzi, volevo davvero portare tutto il DLC legato a questo gioco, ma mi rendo conto che non avendo portato il contenuto principale all'interno del canale, in quanto uscito prima della creazione dello stesso, non posso portarlo, perché ci sarebbe troppo di cui parlare, troppo di cui discutere. Parlare di ogni singolo personaggio, parlare del modo in cui io affronto il gioco e di quello che ho vissuto, di quello che ha rappresentato per me. Ed è un qualcosa che non posso fare, semplicemente in questo DLC, eliminando tutte le cose del gioco base, importantissime per capire la lore e i miei movimenti all'interno del titolo. Ora, detto questo, mi vedete comunque qui registrare l'episodio, giocare a questo titolo, e sì. Voglio comunque scoprirlo con voi, avere una prima impressione in merito, iniziare il DLC mostrandovi quello che ho costruito, mostrandovi parte di esso, una mia reazione più che altro a questo tipo di giochi, per quanto non è il primo Souls-like che mi vedete portare all'interno di questo canale. Come avete ben visto anche con Temisia, adoro le sfide in questi mondi così giocosi e pieni di storia, spesso e volentieri, non sempre, anzi. Comunque, io sono qui il giorno dell'uscita del DLC, ma devo ancora ricevere la Collector Edition. Come sempre, è in ritardo, di conseguenza non ho ancora il codice per poter accedere all'interno del gioco, ma volevo almeno capire a che punto avevo lasciato il tutto, e ho visto che con i vari aggiornamenti è stato addirittura aggiunto il ray tracing. Cosa che non ricordo sinceramente, ricordo che non ci fosse all'inizio, comunque siamo su PC, dettagli massimi e vedremo l'ottimizzazione, anche di questo sono molto curioso. La versione, come vedete, è la 1.12, scopriremo più tardi col DLC cosa succederà, ma la mia partita, ecco, ecco, è di un bel po' di tempo fa. Io ho smesso di giocare a Elden Ring, come state vedendo, con più o meno 156 ore di gioco, il 25 marzo 2022, quindi non gioco questo titolo da almeno 2 anni. Mi ha appassionato, mi è piaciuto tantissimo giocarci, per quanto non è il mio Souls preferito. Ma in ogni caso l'ho giocato al day one, quindi il mio personaggio è ottimizzato per quello che era il lancio del gioco. Quindi con tutta la mia non conoscenza in merito a quello che andavo a vivere. Sia chiaro. Ma voglio vedere. Sì. Iniziamo il profilo selezionato. Dove siamo? Perché io ricordo... Ah! Direttamente così. Queste immagini vengono dal DLC. Sono a... Non posso dire dove sono. Ok. Beh, sì. C'è da dire che perdendomi nella mappa per ricordare il viaggio che ho vissuto è cambiato tanto. Io non ricordo neanche queste icone. Queste icone che ora ti spiegano chi personaggio è lì presente, un aiuto non indifferente. Tenete presente che quando ho finito il gioco doveva ancora essere aggiornata la quest di Patches, che effettivamente finiva... non finiva, anzi. Quindi è stato fatto tantissimo lavoro, da quello che so dovrebbe anche essere stato sbloccato un colosseo per le partite multiplayer, cosa che non ho minimamente vissuto. Volevo però vedere almeno nuovamente il mio PG, anche per prendere confidenza con i comandi, perché da quanto tempo non gioco, ragazzi? E eccolo, il mio primo PG, Sonatok. A livello di statistiche, come vi stavo dicendo, non è dei migliori. Vedete un livello 99. Ecco, di solito, termino tutti i giochi Souls più o meno a questo livello. Tendo a non andare oltre il livello 100, soprattutto se non mi interessa a livello di statistiche, per l'arma o le armi che voglio utilizzare. Perché? I giochi Souls si possono rompere in una maniera incredibile. È facile distruggerli, soprattutto overlivellando il proprio personaggio e utilizzando costanti evocazioni. Ecco, tutto questo è un qualcosa che io evito, soprattutto perché nelle mie partite voglio vivere la storia del gioco. Di conseguenza, ad un boss, se è possibile effettuare un'invocazione di un PG che abbiamo magari conosciuto per portare avanti la sua quest
o comunque per avere un'interazione unica, ci tengo. Quindi preferisco magari arrivare un po' meno potente per poter utilizzare un altro personaggio quando e se ve ne è occasione e voglia. Perché naturalmente alcune volte voglio semplicemente distruggere l'altro personaggio. Quindi non mi vedrete ottimizzato per tutto. Io spero che il livello basti, spero che non sia esagerato il livello del DLC. Io mi diverto un po' a riscoprire il gioco e il mio personaggio, iniziando dall'inizio, perché nell'effettivo mi manca troppa esperienza per poter iniziare il tutto in tranquillità. Quindi sì, vedo un po' le parti iniziali, scopro il mio personaggio. Neanche questa è una zona conosciuta. Ho scelto un posto incredibilmente bello per ricominciare il tutto. È rimasto davvero mozzafiato. Spoiler. O almeno leggermente preso nuovamente confidenza con i comandi. Leggermente però, ragazzi. Fermo restando che ora mi sento a dir poco imbattibile per via della mia incredibile resistenza e forza. Sono sicuro che in fasi più avanzate non sarà per certo così. E devo ben riprendere ancora l'utilizzo delle ceneri di guerra. Lo so, tutto questo è un qualcosa che magari dovrei fare off screen, ma ci tengo a raccontarvi anche quella che è stata la mia esperienza con questo DLC. Perché certo, potrei dirvi che questo personaggio l'ho ottimizzato andando a cercare magari una qualsiasi build in internet, ma non è così. Voglio mostrarvi quello che è stato per me Elden Ring, quello che ho vissuto io e quello che ho costruito. Questa pianta non la ricordo, è esattamente come non ricordo la fine di questa quest, che anzi ricordo fosse incompiuta. Beh, ottimo completare un set, mi dispiace soprattutto per questo personaggio che era davvero carina la sua quest, però quanto mi sono perso, quanto è stato aggiunto. Quanto pare davvero tanto, dovrei girare nuovamente tutta la mappa? Io ho paura che esattamente come è venuto per quanto mi riguarda in Dark Souls 3 col DLC, che ho giocato sempre al day one e sempre a livello 100, vi sia questa difficoltà incredibile nel DLC che non mi permetta di avanzare con il mio livello, o almeno non facilmente. Per fortuna non devo portare tutto il gioco, quindi ho tempo per giocare tranquillamente la prima parte che vedremo. Ma mi dispiacerebbe affrontare un qualcosa di difficile perché sì. Spero che ci sia criterio, ecco. Eh sì, sto continuando la mia esplorazione. Mi sono finalmente ricordato come si impugna la spada a due mani. Caspita, davvero ragazzi, 2 anni sono tanti, tantissimi, per tornare a giocare. Lì era presente una delle quest finali del Mangiasterco. Guardate com'è brutto il Popin. Guardate gli alberi che si creano davvero in una distanza ridicola rispetto al nostro personaggio. Sotto questo punto di vista, From Software è sempre stata, diciamo, egregia nell'ottimizzazione dei titoli, ma caspita, stiamo giocando al massimo e la configurazione non deve avere problemi a questa risoluzione e con questo dettaglio grafico. Peccato che non ci sia questa ottimizzazione. Ah, giusto, mi ero completamente scordato di voi. Non so cosa cambierò del mio personaggio, per ora non voglio cambiare nulla. Sono sicuro che utilizzerò delle armi nel DLC, così come dell'equipaggiamento, ma per ora va benissimo così. Ricordo per esempio che il mio New Game Plus fu basato tantissimo su una build che aveva a che fare con la gravità. Un potere eccezionale all'interno di questo gioco. Potrei farlo, perché no? No. Avrei bisogno di comunque più punti. Per ora, con le mie caratteristiche, no, assolutamente no. Ho già tanta paura di arrivare nel DLC molto debole, ma spero che comunque il tutto sia basato sul livello del giocatore. Spero.
Ed eccoci, finalmente. Come vedete in basso a destra, ho l'espansione. Non avete idea di quanto io abbia aspettato. Sappiate che sono le 18. Quindi sicuramente il video non uscirà oggi, ma eccoci qui. Leviamoci tutto. Non voglio nulla con me. E ora che le mie rune sono qui, direi che possiamo procedere. Sappiate che sono super spaventato. Mi sono un po' allenato lungo il percorso per arrivare a Malenia ed è stata dura. Non difficile, ma dura. Ciò mi porta a pensare che nel momento in cui ho fatto tutto questo percorso a livello 100 ero davvero tanto allenato e paziente, cosa che adesso non sono minimamente. Ho paura che il DLC mi spezzi. Ma sono sicuro che con un po' di pazienza e la giusta attenzione potremo fare tutto. Si può interagire, vero? Naturalmente ci ritroveremo in una terra che, come dice lo stesso nome del DLC, ha a che fare con la parte oscura dell'albero. E sappiate, esattamente come ho detto all'inizio di questo episodio, che non entrerò nei particolari di tutta la lore del titolo, proprio perché non ho trattato il resto sul canale. Un giorno, chissà, con un nuovo gioco. Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. I miei compagni, guardate il tessuto, come è presente. Che cosa carina, sotto questo punto di vista i giochi From Software sono così dettagliati, meravigliosamente. Quindi Miguela ci vuole, ci desidera. Caspita, non capisco, davvero non riesco a inquadrare il volto o è presente? Sembra che sia stato appositamente svuotato. Il regno dell'ombra. Ci ritroveremo presto. Ora, è stata disattivata la battaglia. Non posso attaccare, non posso neanche cambiare arma. Ecco perché. Non vogliono permettermi di attaccarlo. Anzi, attaccarla. Chi è? Perché nasconderla così? Dopo 2 anni e mezzo, iniziamo. Non crashare, titolo. Sta caricando. Non vi ho mostrato prima, in questo sbagliato, il mio equipaggiamento. Eccolo qui. Lo avete visto sicuramente nelle varie scene, ma è questo. Non è ottimo e, come vi ho detto, è stato creato all'inizio del titolo. E avendo editato la prima parte di questo gameplay, posso dirvi per certo, prima della patch 1.3. Non so quanto mi sia perso all'interno del mondo, non so quante quest io non abbia fatto. Che inizio la Dark Souls 3? Piana dei sepolcri. Questa è la zona che si è vista nel trailer di presentazione, anzi, nell'immagine uscita. Beh sì, è l'ombra. Sembra quasi di essere dall'altro lato di tutto quello che abbiamo vissuto in Elden Ring, nella parte oscura, in questo regno appunto dell'ombra. Perché è presente la luce del grande albero. E quel velo invece? Non sono dei punti sulla mappa a tenerlo, vero? Perché questa torre sembra quasi... No. No, no, perché... Dietro invece no, si spezza. Sembra un bellissimo sfondo animato. E lì vedo uno di quei nemici che si è visto nel trailer di presentazione. Ecco, io credo che quel nemico sia incredibilmente potente, esattamente come la sentinella messa all'inizio di Elden Ring. Un nemico lì messo per mostrarci la forza del DLC.
ma sicuramente dobbiamo tornare in un secondo momento a batterlo, per quanto sono sicuro che sia possibile farlo. Ma a livello 100? Così come sono ridotto? Non credo proprio. Anzi, sono sicuro che affrontare questi nemici, ne vedo già due, no, non sono nemici, sono animali quelli sulla sinistra. Affrontare quel nemico, allora, mi porterà a capire quanto io sia debole e se naturalmente ci sarà bisogno di aumentare di livello. Ma tutto questo significherà rivedere la mia build. Ci vorrà tanto tempo. Allora, salviamo. Manca la mappa, giustamente. Si trovava in determinati punti in lapidi tipo quelle lì in fondo. Ok. Vediamo quanto sono debole. Non serve attaccarlo alle spalle. E quegli alberi sembrano nascondigli perfetti per i nemici. E solo. Beh, non servirà a tirarlo. Proviamo. Ah, beh. Posso dire che credevo molto peggio. È il primo nemico. Però avevo molta più paura. Frutto di rada. Leggeremo tutto una volta che ci saremo fermati, ragazzi. Anche perché ormai, per fortuna, possiamo vedere gli oggetti nuovi che abbiamo preso. Forse non hanno stabilità. Ecco perché riesco a distruggerli così. Questi sono i nemici che abbiamo visto nella prima schermata di caricamento. Non mi stanno attaccando. Sento qualcuno. Ah, eccoti. Non vedo perché attaccarli. Però viene una chiazza di sangue qui. Chissà, forse davvero il DLC è basato sul potere del giocatore. Ah. Possibilità di evocazione. È un dungeon. Oh no. Dovrò nuovamente vedere quel gatto di pietra accompagnato da un suo amico, ugualmente gatto di pietra, pronto ad attaccarmi con magie e potenti attacchi fisici. Spero di no, spero che tutto questo sia stato risolto. Fatemi indovinare, dito più avanti? Adoro queste cose di Elden Ring. Ormai la frase più detta è sicuramente dito più avanti. Oh, salta qui. Sento qualcuno. Tutto qui? Sono felice perché credevo in nemici fortissimi, in grado di uccidermi sin dal primo momento, ma forse il tutto è ben bilanciato. Mi ha comunque sentito. Più o meno. Proviamo ad attaccarlo con una singola mano. 597 e 444. Credevo fossero simili alle aquile, inizio titolo. Non è così che vanno attaccate. Forse alle spalle? Non mi lancerò contro quel colosso. Io che volevo tagliare tutto questo, ma guardate quanto è già presente. Bellissimo. Graficamente parlando, nonostante le varie incertezze sulla distanza e il fatto che naturalmente il tutto sembri finto, ma presente, una grazia. È davvero mozzafiato, artisticamente parlando.
Questa è la strada principale. Lì. Di un NPC. Vediamo se di lui riusciamo a vedere il volto. Ah, Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikola. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. Wow. In battle, you can be sure I'll hold my own. Fantastico. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the crosses where you'll find more of them dotted about these lands. They are Mikola the Kind's footprints. Forse neanche nel gioco base era possibile vedere i personaggi, ma io ricordo di sì. Mappa con delle croci. Una specie di pellegrinaggio che Miguel ha fatto. A dire che la loro armatura è davvero strana. Sembrano pezzi vari. Uniti. Treading the heels of making men, as sì. A woman would surely say. But understand, your kind of the Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Sarebbe interessantissimo a tal proposito sapere se alla fine di questo DLC ci sia un qualcosa che cambia il finale già vissuto. Lo so. If Mikola it is whom you would seek, these are the sights of a cross. I urge you, as long as you abide by his footfalls. Mappa delle croci. I frammenti di albero ombra sono disseminati nel regno dell'ombra. Consumalo nei luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione dell'albero ombra. La benedizione dell'albero ombra rafforza la capacità offensiva e difensiva di chi la possiede. Ma non ha effetto al di fuori del regno dell'ombra. È fantastico, ciò vuol dire che possiamo potenziarci all'interno del regno dell'ombra e poi tornare magari allo stesso livello attuale indietro. Vediamo come funziona. Parole incise. Qui abbandono il primo brandello del mio corpo. Queste sono le croci. Sì, è esattamente quello, è un pellegrinaggio. Benedizioni dell'albero e di ceneri. Consuma i frammenti di albero per rafforzare la tua benedizione. Rafforza la capacità offensiva e difensiva di chi la possiede. Perfetto. Sì. A che livello si può arrivare però? Caspita. Ho fatto rinascere tutti i nemici, per quanto pochi. Devo tornare indietro. E vi è un qualcosa ancora più sotto. E lì? Quello è raggiungibile. Sì che lo è. Questa è una carrozza. Drago. No, è una viverna. Ma è stato ucciso da quella gigantesca spada di pietra. Sembra quasi l'area di una boss fight. Non vi è nulla. No, vi è un nemico lì dietro. Vi è un cavaliere con... E tu? Perché non si sono mossi? Il mio attacco era davvero tanto, tanto vicino. È un accampamento. Sembra incredibilmente potente. Sprechiamo le risorse. Ne ho tante. Oh no, 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 no. Ho appena visto che attorno ci sono tanti nemici. Nulla. Non si è fatto nulla. Vuoi stannarmi per caso? Vediamo se riesco anch'io. No. Ni. Questa è una di quelle armi, esattamente come in Dark Souls 3, che permette di costruirsi una gigantesca armatura a forma di porta. Gran martello acciaio nero. Per
curiosità, di che cosa stiamo parlando? Beh, il peso è considerevole, però carino. Danni da impatto è molto potente. Ora capisco come mai quei danni. Ma loro come mai non si sono attivati? Era un'imboscata in piena regola. E qui posso addirittura utilizzare le ceneri di guerra? Posso addirittura evocare la lacrima? Non lo farò naturalmente, soprattutto finché non vedo difficoltà all'interno di un'esplorazione, o almeno che non debbo correre da una parte all'altra, è l'unico motivo per cui l'ho messa. Spero di non doverla neanche utilizzare contro i boss, proprio per vivere fluentemente il tutto. Sì. Vuoi venire? Uno e due. Non credo che sia una questione di illuminazione, vero? Perché... sì, è illuminazione. Da dove è sceso? Come ha fatto? Ma come è morta tutta questa gente? Ragazzi, per ora non vi è minimamente difficoltà. Com'è possibile? Ok, strano. Sto brutto calo di FPS. Come mai sono sceso a 50 fps? Cos'è avvenuto? Fermo qui. Addirittura anche una fiaschetta. Ma prima o poi dovrò utilizzarle. C'è un qualcuno che è in grado di dare l'allarme. Vediamo se riusciamo ad attaccare l'accampamento in tranquillità. Si sono minimamente accorti di nulla. Guardate, non hanno proprio reazione. Mi sembra di giocare in modalità facile. Ender Ring lo ricordo molto, molto più difficile. Spirale del fuoco. Non vedo l'ora di leggere tutto. Vi era un altro nemico, vero? Vediamo con un attacco leggero. Due attacchi. Mesmer. Sappiate che devo ancora vedere la figure. Ho aperto semplicemente la Collector Edition per prendere il codice. Ma la figure sarà un qualcosa che vivrò con voi. Eh sì. In questo momento avrete visto me prendere in un modo molto buffo sicuramente la figure. Tutto felice per giocare questo titolo, dopo, ahimè, quasi mezza giornata di ritardo. E credevo peggio, credevo molto peggio, davvero. Credevo che il gioco fosse molto più tarato in alto. Ma è l'inizio, anche se Polkride era così. E poi invece, come si è visto per esempio la vetta dei giganti... E tu? Un altro, vero? Vediamo se... proviamo ad attaccarlo a mani nude. Si attivano gli altri? Allora sei arrabbiarti. Io sono sicuro, senza fare troppi spoiler, che molto che verrà raccontato all'interno di questo DLC abbia a che fare con le figure serpentiforme che abbiamo visto nel gioco base. Ma è un qualcosa che scopriremo più avanti. E voi? Ah beh, il normale non morto con la torcia. È anche molto buono, mi dà comunque tante fiaschette. Non posso lamentarmi.
e devo ancora perdere. A questo punto no, non voglio utilizzare già comunque le ceneri e allo stesso tempo non voglio... Ma quella è una figura nuova. Sì. Con tanto di armi nuove. Allora, affrontiamolo con lo scudo. Forse ho parlato troppo presto e ora vedremo la mia prima sconfitta. Che fai, non vieni? Non credo che sia possibile prenderlo da qui, ma proviamo. Sì, io... grazie telecamera. Però che resistenza. Naturalmente armi da lancio. Questa è una presa, questa è una presa. Ecco finalmente la difficoltà. Però non ha stamina, non ha... Perdonatemi. Stabilità. Naturalmente sanguinamento. Ragazzi, voglio dire, sì, ok, è un nemico forte, ha tanta vita. Però sono livello 100, anzi 99. Andiamo avanti, vediamo. Tutto questo vantarmi prima o poi verrà contro di me, quando in futuro perderò tantissime volte e dovrò tagliare il tutto per non far sembrare il gameplay lunghissimo, ma prima di tutto sappiate che vi dirò di ogni morte. Cioè, non tutte tutte, perché naturalmente alcune saranno dovute all'esplorazione, ma la maggior parte ve le racconterò. Ho bisogno di questa mappa. Devo seguire un attimo i binari del titolo, senza avvicinarmi troppo a lui. Tutto questo potrei comunque farlo con la mia cenere di guerra. Perché nell'effettivo non sembra una mappa. Mi state lanciando pietre? Seriamente? Sembra più che altro una zona per mostrare al giocatore i nuovi nemici. E da naturalmente esplorare con la torcia. Una grazia. Lì vicino. Allora, c'è poco da fare. Bisogna provare per forza ad abbattere quel mostro. Sì, è una zona di esplorazione. Libero il tutto, ragazzi. Probabilmente, ma forse neanche. Vi sarà un mini boss. Vedremo. Lama della pietà. Questa era la ricompensa finale. Vaso inclinato. Questi probabilmente sono i vasi che si sono visti nell'anteprima, quelli che è possibile lanciare. Anche tu. Ricoperto da ombra, esattamente come questi altri nemici che stiamo affrontando. Sembrano le controparti del mondo che abbiamo visto. Perfido Mesmer. Lui è un nemico speciale. O si fa solo accompagnare da un cane. Quella è la lama che... ha invocato un teschio. Caspita però, metà vita! Mi ha colpito solo una volta. Quella è l'urna che abbiamo trovato. Sono molto deboli, ma fanno questo attacco kamikaze particolare. Ma voglio scoprire di te. Cosa fai con quello? No, è un tesoro. Beh, perdonami. È sparito. Beh, giustamente. Mi ha morso. Mi ha dato la fiaschetta, ci sta. Ma che cos'è quel randello? Ma è Kaido!
Wow, proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Allora, do per scontato che il mio scudo contro questo nemico non serva minimamente. Anzi, perché no? Non l'ho fatto mai. Facciamolo. Prova. Vai. Vediamo cosa fa alla mia povera cenere di guerra. Beh, visivamente parlando, tanta roba. Vuoi attaccare cenere? È un bel po' di vita. Ma davvero? Quindi si salta quell'attacco. Io non vedo neanche la vita. Beh sì, è il nemico. Forse non sono corpi. Ci sono dei corpi legati. Però vi è altro dentro. Almeno che quelli non siano corpi ormai che hanno perso forma e siano diventati semplice materiale da combustione. Però è esattamente quello che credevo. Un nemico incredibilmente potente messo qui per la gioia dei più forti, probabilmente. Perché affrontarlo ora? Sì, magari è fattibile, ma perché dovrei farlo? Ah, le anime. Anzi, le rune, perdonatemi. E questi? Lo stanno facendo con il candelabro. È un attacco di cura. Guardate che aggro comunque. Ci sarà per caso un qualcuno pronto a dirci qualche profezia? Wow. Beh, ora so chi è il nemico. Questo ricorda tantissimo il castello di gemelli Dark Souls 3. Quanto sono esagerati con i danni, inutilmente anche. Ma ok, è un qualcosa che abbiamo già visto e vissuto. No, dai. Ah, seriamente? La resistenza è aumentata di molto. Sto attaccando semplicemente una mano. Devo provare. Non credo che sia possibile utilizzarlo, vero? No. E se lo distruggo? Rinasce con il mondo? Nulla. Ok. Allora, distruggiamo tutti questi nemici che mi sono lasciato alle spalle. Sono sempre loro. Che scudo incredibile. Un'altra grazia. Ci sono costanti cali di frame, nonché alberi che non so perché impazziscono all'orizzonte, come starete vedendo in editing zoomato. Perché poi? Ma quanti? Sono tantissimi! Ok, prima di andare avanti, prima di arrivare a questa grazia, anzi, prima di oltrepassare questo ponte, libero l'accampamento. Ma da dove vieni? Comunque, mi piacerebbe dirvi che ho liberato tutto l'accampamento. Ma la verità è che i nemici erano pochissimi. E non forti. In più, ottengo costantemente. Sì, grazie. Costantemente fiaschette extra. Quindi, oh, tu... Che fiamma era quella? Ah, eccoti. Sempre la stessa porta, però. Oh, oh no, 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 no. Questo fa male, fa male, male. E l'attacco... Beh, non posso dire di chi. Del boss finale, ecco, diciamo così. Della prima parte. Vediamo chi ha la difesa maggiore. Lui. Lui. Chissà quanto pesa la sua armatura. Ha droppato qualcosa. Hai un semplice nemico con la lancia, suonato, non aver paura. Ecco, vedete?
continue fiaschette. Quindi posso curarmi davvero all'infinito. Non mi ha rilasciato nulla comunque. Ricettario. Sblocchiamo di tutto e di più con questi. Lo scopriremo alla tavola rotonda. Chissà chi è stato a fare tutto questo. Ah. Il nostro primo boss. No, è un normale nemico, è un gigante. Vediamo, se è un boss si attiverà. Ah, non credo di arrivare sin lì. Questo è uno di quei giganti che abbiamo già affrontato. Non aver paura. Sembra davvero tanto forte. Ok, andiamo. Vediamo la vita. Beh, sì. Debole comunque non è, ragazzi, però... Come tutti i giganti, basta affrontarlo senza lock e diventano molto più facili. L'ho fatta, sì? Finita. Oh, peccato. Non ti arrabbiare solo perché il tuo attacco non è andato a buon fine. Sì, senza lock sono facilissimi come tutti quelli affrontati già. Ripeto, sono a livello 100. Ok, mi aspettavo più sfida, ma non posso essere sicuro. Non posso esserne sicuro. Ma dai. Va bene, mi ha ucciso inginocchiandosi. Non posso esserne sicuro finché non affronto un boss. Era fatto comunque, davvero, perché sto prendendo il tutto in una maniera scherzosa. Se fossi arrivato qui a livello 120, 150, cosa avrei fatto? Avrei distrutto tutto, senza paura neanche di fermarmi al benché minimo nemico. Grazie a chiunque sia stato abbattuto. E tra l'altro posso sempre utilizzare le ceneri. Lo abbatto e proseguiamo. Ah, credevo fosse un'invasione. E io comunque non capisco perché sto giocando a 30 fps. Ecco, eccolo. L'ha fatto nuovamente. Vediamo se riesco a schivare le spade. Dovrebbero essere tre, però. Oh, caspita. Ora, calmati. Oh, oh. Vediamo la volta buona. Infatti è finita. Sempre nei posti più scomodi. No, 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 sono senza stamina e senza vita. E ora mi abbatterà con queste frecce. Morirò comunque, ragazzi, se mi colpiscono verso. Vediamo se spariscono. Sì. Grasso, naturalmente. Ed era possibile nascondersi qui durante il combattimento? Tu? Che ci fai qui? Hai a che fare... O vi è un modo per liberare la mia maestra? Chissà. Magari la quest è andata avanti, ora è possibile salvarla. E sto parlando così, senza fare spoiler. Quindi, era una falsa speranza. Questo? Cos'è? Ah, è solo il pavimento modellato. Io, davvero ragazzi, il gioco sta andando a quasi 30 fps. In editing sistemerò il tutto per quanto sarà per certo visibile. Come mai? E per via della nebbia, che tra l'altro distrugge, Milady, distrugge tantissimo l'atmosfera nel titolo. È una lancia comunque, vero? Prossima grazia, vediamo un po' tutto quello che abbiamo preso. È un altro di quei cavalieri.
Sono diventati più forti? È una mia impressione. Calmati. Sta venendo? O non si è ancora accorto di nulla? Certo che siete continui. Dovrebbe far paura per via della sua forza. Ma momentaneamente sono ancora più forte io. Vedete? Siamo riusciti a levargli la guardia. Dammi il tuo scudo. Questa volta neanche una fiaschetta. Permetti? Prenderò in un secondo momento. Qui abbiamo una croce e una grazia. Messaggio di Leda. Quanti frammenti d'ombra! Quanto dovrei potenziarmi? Allora, prima di andare alla grazia, prendo un po' di risorse che magari mi sono perso in questo punto. E abbatto questo nemico che fa questa luce incredibile. Anche! Giustamente, sono saltato con il suo pestone. No. Stavo per prendere la torcia. Ok, scudo. Due colpi non bastano. Questo doveva essere un qualcosa di fatale per il mio PC. Sia per il livello a cui sono, e sia per il gioco. Dark Souls non perdona. Arrivato qui, in una trappola come questa, in cui il giocatore non è stato attento, sarei morto. Ah no, poverino, non ti ucciderò. Te sì, invece. Questo sì che mi fa paura, in realtà. Vi è un qualcuno che salta da sopra, da sotto? Mi darai le vesti cremisi? Ah, ok. Qui è dove era presente il gigante. Spero di non morire. Morirò. La nostra terza morte. Le mie rune non sono lì. Ah, eccole, sì. Ah, il gigante quindi non respawna neanche. Libera un po' il tutto. Recuperate. Ora, sperando di non perdere questo salto, lì è possibile andare sotto il ponte. Non posso chiamare Torrent. Mi fido ancora? Beh, sì, è orribile la cascata. Taruga. No, non ti ucciderò. Perché dovrei... Non si vede nulla. Sembrava una zona enorme, invece. Vediamo se... Guardate l'acqua. Se fa qualcosa la torcia? No, però ci sta. Questo è fuoco magico, comunque. Non sto utilizzando la torcia normale. Ci vediamo alla grazia. Qui su che mi aspetta? Io ti ho visto, ma non mi hai dato il tempo di attaccare, amico mio. Oh no. E se mi butto? Verranno? Sì che verranno. Naturalmente senza farsi nulla. Io non capisco perché non riesco a saltare. È per via dell'acqua. Bella trappola però. Ora che l'ho ucciso voglio ben capire. Vediamo se salto. Sì. L'acqua mi appesantisce, giustamente.
Vedete il mantello, infatti, è molto più pesante e di conseguenza saltavo sul posto. Il marchingegno non si muove. Immagino di aver aperto questo cancello, vero? È uno shortcut? Sì, semplicemente uno shortcut. Siamo molto vicini a un boss, quindi esploro questa parte. Ma davvero volevi attaccarmi da lì? Cattiveria. Guardate quanti! Ecco perché sono così debole, sto attaccando a una mano. Il loro potenziamento è incredibile. Ma sono molto, molto stupidi. Esattamente come me, in questo frangente. Per fortuna ho le scale alle mie spalle, mi basterà indrettiggiare e bere. E abbiamo tutto il tempo che vogliamo per abbatterlo. Ormai ho quasi completato il set. Vediamo se riesco anche a fare un backstab. Sì. I nemici più forti sinora incontrati. Facciamo che vi lascio lì, ok? Divertitevi fra di voi, non perdo tempo. E? Davvero? Niente? Nessuno? No? Cosa strano. Kudo Temma del Lupo. Dobbiamo assolutamente leggere. Vediamo cosa si nasconde. Oh, è lì? Quella zona non l'ho ancora vista. Certo, io sto avanzando, ma vi è davvero tanto da vedere. Ah, la stessa entrata. Quanta vita! È tantissima vita, ragazzi. Davvero tanta. È una cariana, tra l'altro. Ecco il come mai delle magie. Ok. Questa l'ho sentita. Questa l'ho sentita. One-shottato. One-shottato. Certo, credevo fosse un nemico forte, ma non così. Avevo tutta la vita. Certo, non mi sono mai seduto a una grazia. Ah, ma tu! È quello delle catacombe! Mi ricordo di lui. È un nemico molto potente, soprattutto per via del suo stocco. Comunque sono arrivato nuovamente qui, senza perdere, naturalmente. E non lo dico per vanto, semplicemente perché, ripeto, mi aspettavo un qualcosa di molto più forte sin dall'inizio. A maggior ragione per via del mio non essere allenato a tutto questo. Non mi sono fatto niente, per fortuna. Allora, giochiamo con lei. Proviamo, perché ho bisogno di capire quanto è effettivamente potente. ...610. Stabilità? Niente, eh? Zero. Oh no. Questi sono letali per me. Non crolla, ragazzi. Stabilità infinita. Non posso permettermi uno scambio di colpi come questo. Vabbè, giustamente. Hai già finito? Niente. Avrei potuto tranquillamente schivare, ma ci tenevo a farle perdere l'equilibrio. Ma nulla. Che forza. Proviamo facendo le cose in grande. Ho la vita al massimo. Sono potenziato. Fatti sotto. A due mani. Vediamo quanti colpi. Uno.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha stabilità. Caspita, ha stabilità infinita. Non vi è altro motivo. Niente, mi ha distrutto nonostante la runa attiva con un colpo caricato. Non avevo tutta la vita, sì. Che potenza. Il problema non è batterla. Accadrà. E sarà anche abbastanza facile. Il problema è se lei riesce a farmi questi danni, a one-shottarmi. I boss allora cosa faranno? È questo che mi preoccupa. Se lei è così potente, i boss cosa sono? Perfetto. Ti prego, dammi un attimo. Niente, qualcosa mi dice che devo aumentare la vitalità o coprirmi meglio, ma credo di essere già al massimo con il peso sopportato per rimanere in mid-roll, naturalmente. Questa morte è stata bellissima, la lascerò naturalmente. Proviamo a potenziarci prima di un nuovo combattimento con le benedizioni del DLC. Quindi queste servono per potenziare le ceneri e Torrent anche, che quindi sarà fondamentale in battaglia. E ora ne servono due, ecco perché sono così tante. Perfetto. Sono livello 3. Non serve potenziare Torrent, vediamo cosa cambia. Sappiamo che più o meno li leviamo 620 con un colpo potenziato. Vediamo questa volta quanto riusciremo a levarle. Sì, un bravissimo soldato. Complimenti. Il tuo attacco è ammirevole. Mi dispiace, piccolo, ma sei davvero fastidioso. Ed eccoci qui. Allora. Una. Semplicemente per sopravvivere almeno a qualcuno dei suoi colpi. Potenziamento. Questo dovrebbe portarmi a levarle C40. Due mani. Attacco alle spalle. Orribile, ma proviamolo. Attacco potenziato. Fortissima. Questa cosa la adoro. Devo curarmi perché altrimenti perderò. Oh no. Mi sento più debole di prima. Cos'è venuto? Oh no. Quello spadone. È così lento. Ma lo vorrei. Come mai non è caduto a terra? Non voglio combattere qui dentro. Lo trovo incredibilmente scomodo. Facciamo i vili? Sì, perché no? Ho perso, probabilmente. Era certo. Oh no. Un attimo, un attimo. Vincere così ora, non lo so, non mi dà soddisfazione. È servito il potenziamento, se non altro a permetterci di resistere a qualche colpo in più. Eh sì, era semplicemente un qualcosa di secondario. Forse no. Resistito. Con che forza. Oh Marika, ti prego, abbraccia la tua creatura. Non finirà. E Lana? No, devo resistere. Ora che ci penso, io devo ancora prendere la mappa. Devo tornare assolutamente indietro nell'esplorazione.
l'ho persa per certo nelle parti iniziali. Una fiamma azzurra. È dall'inizio del DLC che stiamo vedendo questa fiamma. Sei solo tu che mi stai attaccando? No. È più di uno. Se mi metto qui sotto riesci a colpirmi? No. È potenziato, ma io... Oh, aspita! Quanto Souls questa cosa. Non credo che il nostro nemico rinascerà. Comunque ragazzi, io credo di aver fatto tanto per questo gameplay, ok? Vorrei davvero andare avanti, vorrei continuare il tutto, vorrei fermarmi a leggere quanto abbiamo scoperto. E allo stesso tempo dovrei almeno tornare indietro a prendere la mappa, per poter avanzare in tranquillità con voi. Mi ero ripromesso di arrivare almeno al primo boss, però è evidente che io stia andando su una strada diversa. Suppongo che il primo boss sia quello che è stato visto nel DLC, quello con quell'armatura da leone. Suppongo. In ogni caso, sono curioso, ok? Vediamo come va questo episodio, perché io voglio fare questo gioco, ma non credo che posso portare tutto Elden Ring sul canale. Per quanto mi piacerebbe, mi sembrerebbe un qualcosa di mozzato. Il non riuscire a portare tutta la sua lore, il non riuscire ad approfondire le quest passate, il non riuscire a vedere tutto con voi per bene sin dall'inizio, ma solo una parte di esso, è un qualcosa che non mi piace. Per quanto, nonostante questo, una parte di me vuole portare tutto. Ma mi rendo conto che sia un qualcosa di difficile. Non so, non mi sento di farlo, ecco. Vedremo, perché comunque è un gioco davvero bello, è un gioco che voglio vivere e lo farò, quindi. Oh no. Perché si è bloccato il personaggio? Non il mio, intendo. Il nemico. Ok, finalmente. Con che facilità continua a lanciarmi bombe? E lui no? Oh, caspita. Questo pestone è bellissimo. È così fastidioso. Non forte, semplicemente fastidioso. Guardate che raggio. Basta. E... Sono sicuro che arriverò lì sotto. Mi lancerà una bomba e fine. Sei tu, vero? Ci sono andato molto vicino. Lui? Non gli andava di combattere? Quindi, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ripeto, voglio portarlo, ma mi sembra di spezzare il tutto. E ciò mi porta a pensare che probabilmente è meglio semplicemente vivere un'esperienza leggera e fugace con voi. Che cattiveria. E effettivamente mi aspettavo un mid boss, non te. Alla vita. Complimenti, ma non ti è bastato. E tra l'altro è così divertente vivere questa esperienza. Da debole, a livello 100, con un personaggio che non gioca da 2 anni e con me, che sono così fuori forma sotto tanti punti di vista all'interno del gioco, dalla lore al semplice combattimento. Ma diverte proprio per questo, il sapere che posso potenziarmi all'interno del DLC senza spendere altre risorse, mi rende più che felice. Caspita, davvero? Dov'è il boss? Un set? No. Allora è qui. Vediamo prima cosa si nasconde qui dietro. Senza salvare.
così. Ah beh, sì, finalmente. Allora, facciamo così. Lo provo una singola volta, ok? Una singola volta e fine. Vediamo come va. Vediamo cosa riesco a fare. Allora, non evocherò nessuno, ma per curiosità. Sì, c'è il simbolo. Chi ci aiuta? Lida, noi abbiamo trovato il suo messaggio. Allora, non posso batterlo però. Facciamolo comunque. Ma devo cercare di non vincere, per quanto la vedo comunque molto difficile. Ok, andiamo. Penso che sia un nemico semplice, vero? Ah! Visto il medaglione. Che lana. Sembri Artorias. Posso evocare. Bellissimo. Ah, caspita! Oh no. Sono homing, naturalmente. Troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino. Spade! Bellissima. Cioè, bellissima. Normale. Proviamo a rallentarla. Ok. È entrato. Stavo dicendo, è troppo semplice. Mi ricorda tantissimo la boss finale di Stencil. Non credo che possa finire il suo potere magico, vero? No, 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 no. Ho paura del suo spadone. Tanta paura. Perché non mi hanno preso? Ok, mi sono fatto colpire un po' di proposito. Perché mi sembrava che qualche colpo non stesse entrando. È proprio uno di quei boss che ti deve abituare. Oh no 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 no. Alle spalle? Vediamo. Lo fa appositamente anche alle spalle, ma è possibile schivarlo. Comunque è uno di quei boss che ti deve far abituare al DLC. È lento. Naturalmente. Non credo che sia un problema dalla distanza. Naturalmente. È aumentato anche il suo potere magico. Sì, ma... quando mi avvicinerò, perdonami. Ho sbagliato. Ho voluto semplicemente fare un attacco inutile per congelarla. Ma c'è da dire che è stato un bel combattimento. Soprattutto per un primo boss all'interno di un DLC a quel livello. Allora, alla prossima. Lo avevo promesso e... se voglio portare avanti le quest, devo anche evocare i personaggi. È un qualcosa che devo fare. Vedremo, comunque, perché voglio tornare indietro. Quindi torno all'inizio, senza leggere nulla, naturalmente. Recupero comunque la mappa che ci serve. Ne abbiamo bisogno, se non altro, per intuire quello che ci aspetta. E vi ringrazio di essere qui, vi ringrazio di essere qui a vedere un mio video di uno youtuber piccolo, sconosciuto, che semplicemente per passione e con non tanta abilità e con un livello basso si diverte giocando un qualcosa che ama. E spero apprezziate la mia scelta, perché vedo davvero tutto troppo confusionario portare un singolo DLC senza gioco base. Ma non per questo non posso mostrarvi alcune cose del mio gameplay, o non posso portarvi un gameplay più serrato. Vedremo. Alla prossima. Credevo davvero
in una difficoltà maggiore. Mi aspettavo, non so, un livello più vicino al 130 per accedere a questo DLC. Buon per noi, potremo divertirci di più. Era questa quindi la strada da prendere. Mi sarei probabilmente trovato immediatamente vicino a un boss. Prima di chiudere, qui ci sono due NPC. Hello there. Together. For Mikola the kind. Many things. Mercante, Monroe. Naturalmente. Ah, giusto. Ho pochissime risorse. No, un attimino. Posso parlare con te? Finding thing for you, Lady Leda, her allies, things bring joy to all. Goodbye. I cercatori. Leda. You must be the Tarnished. I am Hansbach. Formerly in service to Lord Moak. But now, like you, another soul guided. I'm hardly the steady hand I once was. Which is why I have chosen to dedicate myself to discern Tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. The master. I, six crosses, identical to this one, have been. They are akin to Tender Mikola's footprints. If you discover any more cross, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to just what kind Mikola is doing. Questa delle croci è una cosa bellissima per portare anche il senza luce ad esplorare il tutto. Che cosa bella. Non andrò naturalmente dal boss, anche perché sappiamo chi è. L'arena sembra esattamente quella. Nuovi nemici, accompagnati da un cane. Questi sembrano incredibilmente forti. Beh sì, non è debole. Ma non è forte. Cos'è successo? Anche l'altro nemico aveva queste pustole. Cos'è quello? Guardate cosa ho trovato.